Avvicinare sempre più le istituzioni ai cittadini è un obiettivo che Camera e Senato si sono date da tempo e una strada è sicuramente quella di coinvolgere i giovani, di far loro vedere come funziona da vicino il Parlamento. Guardate allora che cosa è successo nei giorni scorsi al Senato. Per noi c'era Patrizia Senatore. Emozionati, negli occhi lo stupore. Sono i ragazzi dell'Istituto Tecnico Archimede di Catania, in visita a Palazzo Madama, sede del Senato, per due giornate di studio e formazione. Benvenuti a Palazzo Madama, questo che vedete è il cortile d'onore, da qui iniziamo il nostro percorso all'interno del palazzo. Senza parole, quanta storia c'è stata potendo esserci io di persona è sbordito. Come sapete, il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato, quindi in caso di impedimento, di assenza del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato ne assolve i compiti. Voi venite da una terra che è la mia terra, speriamo che anche nella nostra terra, nella nostra amata Sicilia, si possano avviare quei percorsi di riforma che servono per tutto il Paese. Mi raccomando, la legalità, la legalità, la legalità, la trasparenza e la legalità, essere educati e credere nel principio della legalità, del contrasto alla criminalità, abbiurare l'idea della parola mafia, rigettare qualunque forma di condizionamento nell'ambito sociale in cui vivrete anche domani quando sarete inseriti nel mondo lavorativo. Non accettate compromessi, non accettate la pacca sulla spalla dell'amico che ti dice no, ci penso io, non ti preoccupare, ci penso io a risolvertela, risolviamo a modo nostro. No, pretendete sempre il rispetto delle regole. I ragazzi vincitori di un concorso organizzato dal Ministero dell'Istruzione non hanno solo visitato il Palazzo del Senato, ma hanno anche studiato l'attività dell'Aula, scrivendo e discutendo un disegno di legge. Onorevoli senatori, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 1 dal titolo Norme in materia di libertà di iniziativa economica e di contrasto all'estorsione. Il relatore, senatore Samuele Castorina, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Onorevoli senatori, l'estorsione costituisce una vera emergenza nazionale. I giovanissimi senatori hanno discusso il testo e poi votato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Il Senato approva. Da questa esperienza ho imparato che non è facile approvare una legge, fare un disegno di legge. La politica è un fattore sociale molto rilevante e che non dobbiamo tralasciare, ma dobbiamo essere sempre partecipi e sapere cosa succede nel nostro paese. Qual è la difficoltà maggiore? La difficoltà maggiore è essere tutti d'accordo, avere la stessa idea.